Allora, siamo pronti, mister? Dopo questo ritiro? Ah, abbiamo fatto, secondo me, una buona settimana. È normale che il tempo è sempre poco quando bisogna conoscerci velocemente. Però, insomma, i ragazzi penso che hanno fatto una settimana con grande intensità. Si sono messi a disposizione, hanno lavorato. Stanno soffrendo la situazione, quindi è inevitabile che non si può essere al 100% né emotivamente e né tecnicamente o tatticamente, perché insomma abbiamo lavorato una settimana, però sicuramente la voglia negli occhi dei ragazzi mi sembra che ci sia. È normale che poi le sensazioni da lunedì al venerdì o da lunedì al sabato devono essere poi confermate dalla partita della domenica, quindi sicuramente attendiamo questa partita con tanta voglia da parte mia per vedere insomma dove siamo e dove possiamo arrivare. Lei ha detto una cosa che è stata un po' il leitmotiv anche dei suoi due predecessori per tutto l'anno, no? Si è arrivato qui il giorno prima della conferenza, bene, sono soddisfatto, si è lavorato bene, grande intensità in settimana, poi in partita qualcosa è mancato e questa intensità è andata un po' a farsi friggere. Lei ha affrontato con la squadra questo aspetto? Le è stato comunicato da qualcuno dei giocatori? Avete visto come affrontare questo aspetto e risolvere questa cosa, cioè lavorare bene in settimana e poi bloccarsi in partita? Allora, io proprio per mia esperienza non mi piace parlare mai di quello che c'era prima, a prescindere dal risultato, sia positivo che negativo. Non sono uno che cerca alibi nei predecessori, quindi dalla parte mia e dalla mia bocca non uscirà mai una cosa negativa di chi mi ha preceduto. Non gliela chiedevo io proprio. No, perché delle volte magari qualcuno dice: quando subentra ho trovato la squadra così o cosà, non fa parte. Io ho trovato la squadra, da lunedì punto si parte e vediamo. Quello che dice lei è normale, che se oggi siamo al quarto allenatore tutti hanno pensato questo e delle problematiche ci sono, però io posso solamente lavorare sul campo il più possibile e cercare di trasmettere delle idee a questi ragazzi e quello che penso possano fare sul campo. Poi è normale che domenica alle 5:30 tireremo le somme e vediamo quanto abbiamo fatto dei passi avanti, siamo rimasti lì o addirittura siamo andati indietro. Su cosa ha imperniato nelle grandi linee il lavoro di questi 5 giorni in ritiro? Ma abbiamo dato un'idea tattica di quello che penso questa squadra possa provare a fare, delle situazioni offensive e degli allenamenti un po' più specifichi per quello che è il mio credo, insomma, di intensità in mezzo al campo, di alzare un po' i ritmi, di cercare di giocare un po' più anche spudorati, un po' più avanti, cercando di giocare in avanti e non sempre indietro. È normale che oggi entrare nella testa della nostra classifica e cercare di invogliare a giocare sempre in avanti non è facile, però dobbiamo provarci per cercare di vedere se riusciamo a cambiare qualcosa. Lei, mister, in genere comunica informazione ai calciatori già dal giorno prima oppure in estremis proprio a ridosso? No, io la comunico ai giocatori prima della partenza dall'albergo. Mister, a livello personale per lei è il rientro a 2 anni da Swindon Leighton, se non sbaglio l'ultimo match diretto da allenatore. Non è il massimo rientrare con un'ultima spiaggia, perché di fatto domani credo si possa definire un'ultima spiaggia, essendo poi uno scontro diretto oltretutto. No, non è facile, è normale che quando uno è fuori non pensa di rientrare dalla prima in classifica, perché non cambiano, e quindi è normale che la situazione dove tu subentri è sempre un po' pericolante. Penso che sia molto importante, non penso che sia l'ultima spiaggia, perché sono 39 punti a disposizione, quindi sono tanti, però è una partita importante, è normale che il risultato di domenica ci permette di lavorare con un po' più di serenità se si vince, sicuramente con molti più dubbi e ombre se si perde, se si pareggia diciamo il mezzo bicchiere pieno. In cuor suo, mister, lei vorrebbe magari, che so, domani la Ternana, tipo quel Genoa, no? Che sconfisse 3-0 la Samp con la panchina, però forse questo in pochi giorni è difficile da realizzare, però anche perché è difficile? Perché questa squadra
come problemi tecnici, secondo me se la può giocare con tante in campionato. Forse il problema è la testa in questo momento. No, ma sicuramente non possiamo pensare oggi che la squadra abbia una testa spensierata al massimo delle potenzialità. Poi il calcio è molto umorale, quindi anche a livello psicologico ci sono anche tanti ragazzi giovani che magari adesso soffrono un po' di più la difficoltà della situazione, e quindi oggi avere una grande personalità in campo da ultimo in classifica e fare delle giocate non è facile, diventa tutto più complicato. Se oggi la Ternana avesse una classifica serena, sicuramente i giocatori riescono cose più semplici e ti riesce tutto, però bisogna avere la forza, come ho detto a loro, di pensare che siamo noi, siamo questo gruppo e solo tra di noi possiamo aiutarci a uscirne. Quindi questo è quello che ho detto, e bisogna anche avere la personalità di dire che noi ci siamo andati e noi ci dobbiamo tirare fuori da questo, comunque dando tutto e facendo il massimo in campo. Poi però bisogna dare qualcosa in più. Questo impaccio psicologico al quale lei giustamente fa riferimento è emerso in maniera palese nell'ultima gara del suo predecessore, quella di sabato scorso contro la Provercelli. 10-12 minuti di buon calcio, un bel gol di Falletti, squadra in vantaggio, pubblico che non mugugnava più, all'improvviso si è spenta la luce, ma immediatamente dopo il gol, e mentre ci aspettavamo una Ternana più serena, più distesa, che magari fosse pronta a difendere e ripartire, la squadra si è schiacciata all'indietro, ha cominciato a commettere errori banali e ha subito prima dell'intervallo l'1-2 avversario. Come si spiega? Cioè, sono in difficoltà, la palla scotta tra i piedi, devo segnare, non sblocco il risultato, vado in ansia. Ma se sono in vantaggio dopo 12 minuti, peraltro gioco in casa, com'è possibile questo, a suo avviso? Io penso che poi ha fatto l'inverso, quindi la paura di portare a casa il risultato. Quindi probabilmente loro sono andati in vantaggio e poi hanno pensato che era difficile per loro portarla al termine e quindi sono andate un po' in ansia. Questo è quello che dobbiamo lavorare per toglierlo. Lo possiamo fare un po' noi, o lo posso fare un po' io, ma lo dobbiamo fare insieme, facendogli capire quello che posso in questi pochi giorni aver fatto io, è quello di giocare serenamente e di avere le personalità di andare, perché hanno secondo me delle buone qualità e possono vincere le partite, si possono vincere. Senta, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, parliamo di Sissoko, sono arrivati 7 giocatori di assoluto livello, alcuni ottimi di categoria, altri con trascorsi di Serie A, internazionali, eccetera. Di fatto, a parte Pettinari, che infatti sta dimostrando, per motivi diversi, chi per un lungo stop per le attività, chi perché reduce dall'infortunio, gli altri 6 avevano problemi fisici. Come ha trovato il gruppetto dei nuovi? Sul piano proprio atletico. Qualcuno sta migliorando, questa settimana ha dato, penso, dei buoni segnali. È normale che hanno bisogno sicuramente di qualche settimana in più, però sono già parte integrante, quindi ho trovato abbastanza bene qualcuno, sicuramente in crescita, almeno da quello che ho visto io nelle giornate. Cioè, ho visto dei giocatori lunedì un pochino più giù, dal martedì un po' più reattivi, un po' più i giocatori che reputo che possono dare. Io credo che a questo punto della stagione, a prescindere da chi ha più esperienza, bisogna parlare di un unico gruppo, a prescindere dal passato, che ahimè è bello ma non conta nulla in questo sport. Bisogna dimostrare, c'è la gente che scorda quello che è stato fatto ieri, figuriamoci di qualche anno. Che cosa ha percepito all'inizio di questa settimana dopo le parole di Bagni sul basta colpi di testa, giochiamo con serenità, come diceva anche adesso? Nel senso, i giocatori gli hanno mostrato che sono dispiaciuti di quello che è successo, senza parlare dei singoli, in generale, e c'è proprio la voglia di provare, come diceva lei, a vivere la partita più serena, provare a vincerla e superare questo blocco psicologico? Ripeto, questa è la sensazione che ho avuto in questi giorni. Poi è normale che il metro ce lo dà domani. La sensazione ad oggi è di grande voglia di superare, di provare a reagire a questo momento negativo che va avanti da troppe partite. Quindi io non penso che nessun giocatore possa pensare che sia un piacere perdere tutte le partite che abbiamo perso noi fino ad oggi, e quindi la volontà sul campo c'è. Tante volte
si prende la via sbagliata e quindi quel nervosismo può mettere ancora più in difficoltà la squadra, perché lasciare la squadra in 10 in questo momento della stagione, a prescindere dalle difficoltà, è come dargli una mazzata più forte. Quindi la testa serve anche a questo, in questi momenti bisogna tirarla fuori un po' di più, quindi essere aggressivi, intensi, ma essere sempre abbastanza intelligenti da capire che in questo momento noi dobbiamo fare qualcosa in più, non ci possiamo permettere nessun errore, perché è così. Perché lo paghiamo a caro prezzo. Oggi la Ternana al minimo errore lo paga, perché non è la Ternana, e tutti quelli che stanno in fondo alla classifica, quando c'è un episodio purtroppo è negativo, e allora bisogna essere bravi a cercare di limitarli il più possibile e sfruttare quei pochi positivi che ci capiteranno, sfruttarli al massimo. Ecco, al minimo errore, dice, al minimo errore la Ternana viene punita, all'errore degli altri la Ternana non sempre riesce concretamente a approfittarne e quindi essere cinica. La Ternana che soffre sui calci piazzati, sia a livello attivo che non si sfruttarli, sia a livello passivo che subisce un po' troppi gol anche su un gioco da fermo, situazioni di palla inattiva. Avete lavorato anche su questo aspetto in questa settimana? Ci abbiamo lavorato, sicuramente non possiamo aver risolto tutti i problemi che avevamo in 5 giorni, 6 giorni. Ci stiamo lavorando, abbiamo cercato di lavorare su dei concetti, su delle situazioni, non male che un pochino più di tempo ci servirà, e ci servirà sicuramente un risultato positivo domani. Quindi la squadra sa che anche se non siamo in grandissimi momenti, questa partita è importante, quindi sono sicuro che la giocheranno al massimo dell'impegno, cercando di dare tutto. Mister, per quello che riguarda il modulo 4-3-1-2, per esempio, specchio con quello del Trapani di Calori, oppure qualcos'altro? Ma abbiamo lavorato su più situazioni, quindi devo fare le ultime valutazioni che anche con qualche giocatore, quindi vediamo, può essere una soluzione come un'altra soluzione, questa è quello che sia. Abbiamo un paio di soluzioni, vediamo quello che può succedere. Quell'alternativa potrebbe essere 4-2-3-1? Potrebbe. Con due in mezzo? Sì. Sul piano degli uomini invece c'è da aspettarsi un cambiamento consistente rispetto al passato? Non lo so, io ho cercato di valutare tutti oggi e cercare di fare le scelte migliori dove? Sulla fisicità, sull'intensità, sulla qualità, ho cercato di vedere quelli che oggi in questi 5 giorni mi hanno dimostrato qualcosa in più. Fermo restando che, come ho detto ai ragazzi, in questa situazione avremo sicuramente bisogno di tutti, e che alla prima partita non ci sono né bocciature né promozioni, ma è soltanto una valutazione dei primi 5 giorni che non è definitiva per nessuno, né in bene né in male. E affrontiamo un'avversaria che nell'ultimo periodo ha fatto il contrario della Ternana, cioè ha fatto quello che avrebbe dovuto fare la Ternana, il Trapani che sembrava spacciato. Questo è il bello del calcio, no? Quindi per i nostri ragazzi deve essere da stimolo. Il Trapani, penso, se non ricordo male, alla sosta tra dicembre e gennaio era spacciato, oggi è rientrato, ha lavorato in silenzio e si è riattaccato al carro da qui alla fine per lottare e sperare. Quindi questo dà tanta voglia anche a noi e possibilità di vincere questa partita e riattaccarci a quelle che ci precedono. Fermo restando che bisognerà dare continuità di risultati e di prestazioni per poter provare questo miracolo. Avenatti, che ha avuto problemi in settimana, recuperato, si è a posto? Avenatti ha avuto questo problemino che penso che lui si porta da un po', però penso che sia, oggi ha fatto la rifinitura, ieri anche, quindi è a disposizione. Una mia curiosità, visto che lei l'altra volta diceva adatto il modulo ai giocatori, le caratteristiche dei giocatori che ho. La mia curiosità, quello che ha visto come ipotetico compagno d'attacco di Avenatti, un attacco a due, vedrebbe più o rivedrebbe meglio Falletti, Pettinari, Palombi o Monachello? Come caratteristiche? Beh, è normale che vicino a un giocatore con le caratteristiche di Avenatti bisogna metterci un giocatore che attacca un pochino più la profondità, quindi il Monachello, lo stesso Pettinari,
magari con caratteristiche differenti, Palombi, Falletti, insomma sono giocatori che hanno caratteristiche che si interpretano bene con Avenatti. Diciamo che il giocatore Avenatti per sua caratteristica è totalmente diverso da tutti gli altri. A Fiuggi avete ricevuto una visita degli anni alti della società o comunque una forma di vicinanza in questa settimana? Abbastanza, ce l'abbiamo sempre presente, io non posso lamentarmi insomma di quello che è la proprietà vicino alla squadra. Penso la società e la proprietà è sempre vicino, cioè, anche se abbiamo fatto il ritiro ci ha messo in condizione di lavorare al massimo, non è mancato nulla né a me personalmente ma alla squadra e all'organizzazione. Quindi la settimana è stata impegnativa sotto tanti punti di vista, di sacrificio, però questo è il momento e bisogna stare tutti uniti. Poi dopo, come ho detto ai ragazzi, bisogna ogni tanto fare anche una propria coscienza e un proprio, no, autocritica, e quindi siamo noi che siamo a questo punto e siamo noi che dobbiamo provare a uscirne. Domani l'ulteriore ostacolo sarà, credo, in linea di massima, si sfiorerà comunque, si andrà vicino al record negativo stagionale di Paganti. Lei prima ha detto il Trapani è stato bravo a riattaccarsi al carro. Giro il discorso dicendo per voi è un attimino più complicato il discorso in riferimento alla piazza, che lei si è fatto in merito. No, io non penso che sia più complicato del Trapani a dicembre. È normale che il tifoso è così, e quindi è giusto pure che fa tanti sacrifici. Oggi vedere la propria squadra in una condizione come siamo noi, ci sta che si è perso quell'amore per la squadra. Ma come ho sempre fatto da giocatore e da allenatore, bisogna prendersi le proprie responsabilità, fare il nostro, cercare di dare il massimo. E secondo me la gente, se dovesse vedere questo e magari avere quel pizzico di fortuna a far girare qualche risultato, io penso che saranno i primi ad aiutarci a provare a fare questo miracolo. Però la scintilla deve partire da noi e non da fuori. Cerchi di farci capire un attimino quali sono i dubbi sulla formazione, proprio per, insomma, per darci una mano, nel senso che... Qualche dubbio c'è un dubbio dietro, c'è un dubbio in mezzo e uno davanti. Questi sono i tre dubbi. Quindi 7-8 undicesimi, 7-8 undicesimi decisi, mi mancano 2-3. 7-8 undicesimi decisi, un'idea rispetto alla squadra che ha giocato l'ultima gara? No, non l'ho nemmeno vista, quindi non te lo so dire. La formazione che ha giocato col Provercelli non l'ho vista. Allora, partendo dalla difesa a 4. E ci siamo. Che ci siamo, ok? Quindi lì c'è un dubbio. E il dubbio riguarda a qualche cosa il centrale difensivo. E ci siamo. Ok, perfetto. Anche perché torna a disposizione Variant, poi insomma ce ne sono due eventualmente che se la giocano con la maglia. Con il terzino. Già decisi. Chi vede lei terzino? Già decisi, quindi. No, vabbè, della rosa, chi considera terzini? Perché, insomma, quest'anno non abbiamo visto giocare tanti da una parte. A destra, Zanon, a sinistra per me i terzini sono Rossi e Germoni. Perfetto. Rossi però potrebbe anche essere utile in un 4-4-2 come esterno alto, per esempio un 4-2-3-1. E tutto è fattibile, tutto è possibile. In 5 giorni un po' di meno, perché se io spaziavo così tanto in 5 giorni sarei andato più in difficoltà. Per adesso lo vedo terzino sinistro, esterno a sinistra. Centrocampo in su, dicevamo, l'alternativa era 2-3-1 o 4-3. 4-3, fermati a 3, hai detto il centrocampo. I tre davanti non lo so come gioca. Non sarà 3 come ha detto però. Non ho capito. Non sarà 3 in linea di massima da come ha detto. No, giocano 3. No, non sarà 4. O 4. Centrocampo 3. A 3 o 8-4-2-3. O con due mediani, come avevo detto. I due moduli che abbiamo provato sono questi, quindi non è che ci sono tanti segreti. A questo ha impostato a un'idea di partita, è la Ternana che... Così non ne esco più. Così tra due minuti ti ho dato la formazione. Vai. A possesso palla oppure una squadra che sta lì e deve essere aggressiva e deve andare in ripartenza? Noi dobbiamo... Allora, io penso che una squadra deve saper giocare, deve capire i momenti della partita. Abbiamo giocatori che possono gestire la palla con qualità,
ma abbiamo anche giocatori che possono essere aggressivi e attaccare la profondità. Questo poi ce lo deve dire e la partita, nei momenti della partita. Non male che noi dobbiamo fare una partita importante, aggressiva, di volontà, di andare a fare gol. Però è normale che non è che possiamo fare l'arma bianca, no? Perché la partita dura 90 minuti e dobbiamo essere sempre equilibrati. Questo è un po' quello che vorremmo provare ad essere. Ma visto le desma, si so come? In ripresa. In ripresa? Abbastanza in crescendo anche nella settimana. Io poi l'ho visto una settimana, quindi il prima, lo storico non ce l'ho, però nella settimana hanno avuto una graduale crescita. Christian sicuramente in quel ruolo ha una crescita di minutaggio. Sissoko devo dire che è partito con delle caratteristiche i primi giorni e poi ho rivisto il Sissoko aggressivo, di tackle, di contrasti, di forza, di fisicità, che è quello che io voglio da lui e che chiedo a lui, a prescindere dalle qualità. Pronti quindi per un impiego tutti e due? Non lo so, è uno dei dubbi. Hey. Del Trapani che ha visto qualcosa, insomma, che squadra è, che squadra si aspetta? Anche loro vengono da un 4-3-1-2, il dubbio l'unico che hanno penso sia Coronato se recupera o no, però cambia poco, nel senso Coronato Nizzetto come caratteristiche sono abbastanza simili, calciano bene tutte e due i calci da fermo, sono abbastanza rapidi e cercano la porta, insomma, e verticalizzazioni, sono due giocatori bravi che possono creare problemi se trovano tanto spazio. E poi c'è Mancoli che sta vivendo un periodo straordinario. Sì, ha fatto un grandissimo gol con il Latina, un giocatore bravo, sa giocare, fa giocare bene la squadra, fa salire la squadra, c'ha qualità, attacca la profondità, un giocatore che non dà molti punti di riferimento, è un buon giocatore, è un'ottima squadra e passa anche un ottimo momento, quindi a prescindere dalla classifica sarà una partita per noi molto, molto difficile e problematica, quindi bisogna prenderla con tanta attenzione e non sbagliare quasi nulla. Senta, lei considera Petriccione playmaker, mezzala, come lo considera? Può fare sia il play che la mezzala. Grazie. Grazie, grazie e crepi.